Ciao a tutti, dunque, io sono un po' senza parole per le voci che si stanno dicendo sul mio conto, perché si sta dicendo di tutto e di più. È peggio di quando andavo alle superiori ed ero in una classe di sole ragazze, praticamente, che era l'inferno, perché giravano delle voci di persone che dicevano cose interessanti di me, cose che io non so, di me stessa, cioè fantastico, sapevano tutto di me. E allora, mi preme però dire che io non sono sugli assegni sociali della Germania, mi sto cercando di mettere in proprio primo, e ogni tanto mando dei curriculum, questo per aggiornarvi sulla mia situazione personale. La seconda cosa è che per me è stato già un piccolo successo riuscire ad avere un'intervista con una persona che ha 12.000 iscritti, peraltro molto piacevole, molto sensibile, profondo. Poi, tra l'altro, non era una competizione tra noi due quando ieri sera l'ho letto, Mister Dichilista ha vinto 10-0, qualcosa del genere. Oh, volevo fare complimenti a Mister Nichilista per, insomma, la sua dialettica che mi ha, penso, cementata al suolo, mi ha cilindrata, ma non era considerato una sfida tra di noi. Io avevo più domande da fare, quindi per forza di cose sono stata molto più ad ascoltare, che è stato anche un piacere ascoltare lui perché è un tipo veramente molto brillante per quello che mi riguarda. Poi c'è questa voce allucinante per cui io blocco la libertà degli altri. No, semplicemente che quando un etere esagera io lo blocco. Tu hai la libertà di sparare tutte le stronzate che vuoi, proprio tutte quelle che vuoi, su di me. Però se superi certi livelli poi diventi pesante e ti blocco, anche perché mi stufo di ripetere milioni di volte le stesse cose. Ecco. Io sono una persona che ha un rispetto per la libertà degli altri molto molto grande. Il mio uomo esce quando vuole, gli chiedo quasi mai delle cose, se gli chiedo qualcosa è per curiosità, di sicuro non per voglia di controllarlo, però dopo un po' che si sparano stronzate su di me, allora vi faccio star zitti, punto. E co cosa succede? Che poi io li blocco sul mio canale, però sono andata nel canale di Mister Nichilista a sparare altre stronzate, questo per dire quanto hanno da fare loro nella loro vita. Comunque, per aggiornarvi su quello che riguarda la mia vita è che sì, lo ammetto, sono egocentrica, ma lo siamo tutti noi youtuber, altrimenti non ci metteremmo davanti una telecamera a parlare e a volere anche persone che ci ascoltano, perché diffidate di quelli che vi dicono: ah, lo faccio per la patria. No, lo facciamo per le visualizzazioni e per i soldi, perché dobbiamo campare anche. Io in questo momento lo faccio più come hobby, ma non per altro, ma perché YouTube ha tolto di punto in bianco la monetizzazione per chi è un piccolo YouTuber. Prima ricevevo qualche soldino, adesso spero di classificarmi per ricevere dei soldi, quindi lo dico chiaro e tondo. Ritornando alla mia vita, come ho detto prima, al momento io insegno italiano, scrivo su un blog, sto facendo altri progetti molto lentamente, purtroppo, per insegnare italiano e mandando curriculum quando trovo delle occasioni che mi interessano. Tutto questo arrivo di etere è dovuto al fatto che ho criticato alcuni lati della Germania e forse l'ho fatto in un momento di particolare stress perché non ci dormivo molto la notte. Forse l'ho fatto con veemenza, cioè sono arrivati un sacco di persone ad insultarmi, dicendo che io mi alzo alle 11 del mattino, che è una stronzata, sono le 9 del mattino, io mi sveglio quando si sveglia il mio uomo che va a lavorare, anche perché viviamo in una casa che quando uno si sveglia è quasi impossibile non svegliare l'altro, perché la nostra casa è grossa così. Quindi, cazzata numero uno, di cui me ne frego, cioè io faccio questo video risposta, ma poi in realtà, cioè, penso alla mia vita, non me ne frega un cacchio. Questa è la cosa che è divertente. Ieri, no, io e Mister Nichilis ridevamo di queste cose. Ridevamo, cioè io ero ancora più contenta perché sono riuscita ad ottenere un'intervista con uno che ha 12.000 iscritti e che non lo fa a tutti. L'ha fatto con me, lo farà con altre persone, non VIP, perché io assolutamente non sono un VIP. Per me è stato un successo personale perché nonostante il fatto che il mio canale faccia cagare, come dicono molti hater, lui comunque mi ha considerato, non
non ci sono prove, siccome sono senza soldi, non ci sono ancora prove che io l'abbia corrotto. E lui vive dalle parti, credo, di Bologna, io vivo dalle parti di Colonia, quindi la distanza è prova del fatto che anche non sono in grado di corrompere in altro modo Mister Nichilista. Poi io non lo so, pensatela come volete. Tornando alla mia vita, cioè molte cose che voglio fare sono condizionate dal fatto che comunque sto studiando moltissimo tedesco, quindi ho poco tempo per le altre attività. Detto questo, faccio due corsi. Uno è di nuovo un corso C1-2, che sto iniziando a ingranare finalmente. Un altro corso di grammatica, infatti mi hanno detto che la grammatica è migliorata. E poi ho un insegnante privato, ho degli insegnanti privati, diciamo online, che vengono dall'Austria perché io qui dalle parti di Colonia l'accento austriaco lo sento poco, quindi voglio diciamo impratichirmi con l'accento austriaco perché all'esame può succedere di tutto, posso sentire registrazioni anche di persone austriache, benissimo. Dopodiché, ogni tanto ho un'insegnante privata da cui vado e con cui prepariamo, l'esame. Cioè, ovviamente lei mi dà un quantitativo di compiti che è più o meno una sfilza di fogli così, tutte le lezioni. Quindi sono relativamente occupata, per questo che le cose con il lavoro vanno più lentamente. Ma nel momento in cui raggiungerò un certo livello C1, spero il prima possibile, spero di potermi occupare più delle mie cose e diventare sempre più indipendente. Detto questo, mi ha sorpreso Mister Nichilista che mi ha concesso una seconda intervista. Non lo fa con tutti, ha avuto anche un'intervista con Lambrenedetto, che ha un canale gigantesco, confronto al mio, quindi mi sono stupita, ecco, stupita in positivo. E poi comunque sì, è vero, ha un'ottima dialettica, questo non l'ho mai negato, non ho mai detto il contrario, questo però non era una competizione, è stato fantastico. La cosa è che noi due eravamo in competizione e che io sono egocentrica, ma certo tutti gli youtuber sono egocentrici, chi più chi meno, cioè lui magari ha dei toni un pochettino più sfumati rispetto ai miei, è forse più delicato, diplomatico, credo, ma quello è il suo carattere, non significa che io si voglia. Mi hanno accusato di tutto, anche di cose che veramente non trovo stupide. Anche mi hanno accusato di aver dato dello sguattero a una persona perché faceva il cameriere. Bene, anch'io ho fatto la cameriera, gliel'avevo anche detto e lui mi ha detto: ah, ma ti hanno licenziato anche come cameriere? No, ho fatto la stagione, dopodiché a settembre ricominciano le scuole, ho ricominciato ad insegnare italiano per stranieri. Ma qualunque cosa io abbia fatto, no? Cercano proprio di distruggerla, animati dal fatto che ho criticato la Germania. Ma sarà, io ho tutto da imparare, però non credo di dover sentirmi per forza un'insicura, visto e considerato che senza corrompere nessuno ho passato esami in tre nazioni diverse. In Italia ho passato l'esame in Repubblica Ceca e adesso ho passato l'esame B2 qua. Quindi non ho motivo di assolutamente dovermi tirare qualcosa sui piedi, di dovermi dare ad atti di masochismo, tagliarmi. No, sono stata in una situazione difficile. In Repubblica Ceca ho avuto altre situazioni difficili, avrei potuto fare dei video simili sulla Repubblica Ceca. Ai tempi non ero ancora youtuber e non li ho fatti. Comunque problemi ho avuti ovunque, come chiunque ha problemi. Quindi la differenza fra noi due sta nel fatto che io documento i miei problemi e la gente mi prende ammazzate. Quello che mi ha fatto, non dico male, ma mi ha dato un po' fastidio è stato il fatto che nel momento in cui una mia iscritta ha avuto dei problemi, sono andati a rompere le scatole pure a lei. E quindi, ciao Alex, mi dispiace di quello che è successo, ti ho già chiesto scusa e speriamo non succeda più. Insomma, non prendetevela con chiunque, anche con i miei iscritti. Se lo sono presa anche con Mister Nichilista, che è caduto in basso perché ha concesso un'intervista a me, che sono la regina delle fogne, no? Come è noto. Comunque, speriamo
Spero di aver chiarito tutto, anche se non serve assolutamente, sono parole al vento, ma io l'ho sfruttato per fare un video perché sono una persona gretta, acida e senza idee. Un bacione a tutti e ci vediamo la prossima volta.